Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Spero che siate preparati perché vi devo parlare di un bel po' di libri. Infatti questo è un po' il recap delle letture estive, un riepilogo degli ultimi libri che ho letto in queste settimane che si sono dimostrate parecchio benefiche per quanto riguarda il mio stato emotivo, settimane d'estate, settimane di mare, di relax e quindi ho letto molto. Cominciamo con quello che sicuramente finirà nella top 10 almeno dei libri migliori del 2020, ma comunque già da adesso per me non solo nel mio cuore, ma è proprio il migliore che ho letto finora durante quest'anno. Stiamo parlando del Complotto contro l'America di Philip Roth, che non ho, così come non ho nessuno da mostrarvi, intendo, così come non ho quasi nessuno dei libri di cui vi parlo oggi, perché appunto avendoli letto giù in Sicilia, in vacanza, li ho lasciati nella mia libreria. Giù. Allora, Il complotto contro l'America è un libro di Philip Roth, che è comunque uno scrittore che io adoro, non è stata una sorpresa quindi il fatto che mi sia piaciuto, però sinceramente non pensavo così tanto. Questo perché un po' avevo timore che la trama fantapolitica prendesse il sopravvento e di certo le trame non sono i punti forti dello scrittore, i punti forti sono i personaggi, la capacità che ha lui di narrare, le voci narranti. Lui è famoso per questo, per entrare proprio nel dettaglio anche più sgradevole delle personalità narranti e non solo narranti, ma in generale tutte le figure che attorniano il protagonista, e non è stato assolutamente così. Allora, qual è questa trama fantapolitica? In sostanza il complotto contro l'America è un'ucronia, esattamente come la svastica sul sole, anzi direi sul modello la svastica sul sole di Philip Dick, dell'altro Philip. Infatti si immagina che l'eroe dell'aviazione Charles Lindbergh diciamo riesca nella sua impresa di diventare il presidente degli Stati Uniti d'America, essendo lui di tendenze antisemite, anche filonazista. Questo provoca tutta una serie di conseguenze proprio sulle famiglie ebree. In sostanza, gli Stati Uniti, vincendo il presidente Lindbergh, non scendono in guerra a fianco degli alleati, anzi, diciamo, prendono una posizione neutrale che però tende un po' più verso le potenze dell'asse. E iniziano anche delle violenze, dei pogrom all'interno proprio del territorio degli Stati Uniti d'America. In particolare ci troviamo come sempre, a Newark, nel New Jersey. Come al solito ci troviamo a parlare di famiglie di origine ebraica, addirittura questa famiglia, che poi è la protagonista del complotto contro l'America, si chiama proprio Roth, come a significare la componente autobiografica, che comunque anche in queste circostanze, quindi anche in una trama così lontana e distante dalla realtà, in realtà è sempre presente all'interno dei libri di Philip Roth, proprio una componente essenziale dei suoi libri. Alla fine ogni scrittore e ogni scrittore come Philip Roth alla fine finisce sempre per parlare di se stesso, che è anche una critica che molti detrattori muovono a Philip Roth, ma secondo me è la cosa più importante e più riuscita dell'intera sua opera. Infatti, diciamo che lui attinge completamente dall'infanzia, è ovvio, si parla degli anni 40 chiaramente, e il livello di dettaglio della descrizione della vita negli anni 40 degli Stati Uniti è eccezionale. Non mi ricordo chi disse che uno scrittore di talento si riconosce per la sua memoria, cioè più uno scrittore ricorda, più sarà un bravo scrittore, ed è così, perché la cosa che veramente stupisce è il calore che emana questo mondo ricreato da Philip Roth, anche se è un mondo alternativo, in realtà si percepisce proprio, è talmente nitido, è talmente vero e reale. Per quanto la trama sia di finzione, e sia di finzione anche a livelli esagerati, come per esempio il complotto contro l'America, che addirittura parla di un'ucronia, anche in questo caso, cioè quindi anche nel più alto livello di finzione, lui riesce ad essere così autentico, così onesto e brutale. Perché poi un'altra caratteristica è che i libri di Philip Roth sono sempre quasi particolarmente, ti danno così tanti dettagli da risultare quasi sgradevoli. Nel senso che il protagonista di questo libro è un bambino e quindi ti aspetti comunque una certa, come dire, innocenza.
E invece non è così, perché appunto l'innocenza è bandita dai libri di Philip Roth, che invece parlano proprio della perdita dell'innocenza. E quindi questo bambino che viene da una famiglia stupenda, non priva di difetti, ma in cui tutti si amano, dovrà però fare i conti con tantissimi problemi, visto il montante antisemitismo che nasce negli Stati Uniti, cioè che è sempre stato presente, però con Lindbergh che si offre una giustificazione in qualche modo, perché il potere legittima il razzismo e l'antisemitismo, quindi arriva questa marea montante d'odio all'interno degli Stati Uniti d'America, quindi questo bambino ci dovrà fare i conti insieme a tutta la sua famiglia. Allora, è meraviglioso perché riesce a far sì che la storia con la S maiuscola si intersechi con la storia di questa famiglia. Quindi, appunto, dicevo prima, la mia paura era quella che in qualche modo la storia con la S maiuscola, quindi la storia degli eventi degli Stati Uniti, prendesse un po' il sopravvento degli eventi politici. Non è assolutamente così. D'altra parte dovevo aspettarmelo, perché anche nella Macchia Umana, che è uno dei miei libri preferiti di Philip Roth, si parla proprio di questo, cioè si parla sempre in Philip Roth dell'individuo contro la società, della società che ti schiaccia, in questo caso nel complotto contro l'America, in maniera brutale, ancora più tenacemente, ancora più ferocemente, però non va mai a scapito della narrazione e della voce narrante, che rimane comunque, cioè la psicologia dei personaggi, il ritratto dei personaggi, perché Philip Roth è uno che, come descrive lui i personaggi, non li descrive nessuno, non diventa mai, diciamo, non diventano mai i pipponi che ci sono all'interno di Guerra e Pace o all'interno dei Miserabili, no. E comunque questo libro è stato scritto nel 2008. Io l'ho trovato emozionante a dir poco, ho adorato questo ragazzino, Philip, tra l'altro. All'interno della famiglia si creano delle fratture, fra chi si schiererà dalla parte del potere, del nuovo potere di Lindbergh, quindi scenderà a compromessi e pur essendo ebrei, troveranno dalla parte dell'oppressore in un certo senso. C'è chi invece cederà all'indifferenza e all'impotenza, pensando esclusivamente alla propria vita. C'è chi invece lotterà fino all'ultimo per la propria libertà, la libertà di essere un cittadino americano prima ancora di essere un ebreo. Quindi non vorrà cedere neanche un pezzettino della sua America, ed è questo il caso del capofamiglia Herman. E poi c'è chi, come il bambino, invece dovrà riflettere su tutte queste posizioni non capendoci niente, perché è un bambino. E quando la politica diventa così opprimente, diventa così totalitaria appunto sulla vita delle persone, anche i ragazzini si troveranno a fare delle scelte di cui poi si pentiranno. Questa è un po' tutta la filosofia di Philip Roth, che alla fine vivere che cos'è? Vivere significa avere i sensi di colpa, perché sbaglierai qualcosa, vivere è sbagliare, vivere è capire male la gente, ed è fallire continuamente per poi continuare, perché la spinta vitale è più forte di tutto, che è un po' la filosofia dei suoi libri, che sono libri molto amari, un mondo in cui i personaggi sono vivi e sono spinti da impulsi e da forze vitali. Forse questo lo rende quasi uno scrittore di altri tempi, perché vedo che invece adesso è la tendenza a fare libri un po' abulici. Io invece, cioè, che poi ci sta perché è un po' il segno dei tempi, però i romanzi di Philip Roth io li adoro invece per questo motivo. Vi leggo una frase. Per il bambino che la vedeva sbatacchiata di qua e di là dalla più angosciosa confusione, si sta parlando della madre che vive un momento di crisi, nonostante sia una donna fortissima, uno dei personaggi femminili più riusciti di Philip Roth, che spesso viene criticato perché non sa scrivere i personaggi femminili o comunque perché li riduce ad oggetti. Invece questa protagonista è molto molto forte, è proprio la mamma che tiene insieme tutta la famiglia, e appunto di lei dice che il bambino la vedeva sbatacchiata di qua e di là dalla più angosciosa confusione, e che era lui stesso tremante di paura. Tutto si riduceva alla scoperta che uno non poteva fare niente di giusto senza fare anche qualcosa di sbagliato, di così sbagliato anzi che soprattutto dove regnava il caos e ogni cosa era in gioco sarebbe stato meglio aspettare e non fare nulla, solo che anche non fare nulla voleva dire fare qualcosa. In quelle circostanze non far nulla significava fare molto, e che anche per la madre che ogni giorno assolveva i suoi doveri nella metodica opposizione all'indocile flusso della vita, non c'era alcun sistema per venire a capo di un così funesto imbroglio. Qua vi dà anche un'idea dello stile di Philip Roth, che ha queste frasi
molto articolate, molto ricche, perché il suo linguaggio ricco, e poi si snocciola una frase dietro l'altra come se fosse un grande monologo, perché i suoi sono personaggi monologanti che ti raccontano la loro vita come un fiume. Meraviglioso, meraviglioso Il complotto contro l'America, uno dei libri migliori del 2020, se non il migliore. Bella anche la serie televisiva, soprattutto perché c'è Winona Ryder che fa la Pazza, che è il suo ruolo per eccellenza, la zia Evelyn, una fuori di testa completamente, però a me sinceramente non ha fatto proprio battere il cuore fortissimo come invece il romanzo, perché il romanzo secondo me spiega meglio i rapporti tra i familiari, cioè rende meglio i legami emotivi, perché il bambino è veramente legato alla sua famiglia, cioè lui guarda suo fratello come un eroe, guarda suo cugino, guarda suo padre, guarda sua madre, a sua zia, cioè si sente molto di più l'affetto e la lealtà che ogni Roth prova nei confronti dell'altro, mentre nella serie televisiva non si percepisce così tanto, manca un po' il cuore, nonostante però sia un gioiellino. Rimaniamo in territorio americano, ho letto due classici della letteratura americana per motivi diversi ed in decenni diversi. Allora, il primo che ho letto è Furore di John Steinbeck, scritto negli anni 40, anzi pubblicato negli anni 40, scritto in 5 mesi, grande capolavoro della letteratura rurale, della letteratura contadina. Infatti si parla della grande migrazione degli Okies, venivano chiamati così in maniera dispregiativa i contadini che dall'Oklahoma attraversavano gli Stati Uniti per andare in California, la terra promessa. Mi ricorda qualcosa questa narrazione? Sì, perché anche se sono passati ormai decenni e decenni e decenni, in realtà la storia si ripete. Sì, ci sono sempre migranti, le popolazioni sono sempre in movimento e si scappa sempre dalle stesse cose. Infatti i contadini dell'Oklahoma da cosa scappavano? Dalla terra che non dava più frutti, perché era stata iper sfruttata dalle monoculture, c'erano dei disastri ambientali, delle tempeste di sabbia che avevano rovinato il raccolto, quindi i contadini si indebitavano e la banca, che da Steinbeck viene definita il mostro senza testa, perché la banca non è un uomo, quindi non ha volontà, la banca fa e basta, è matematica pura e semplice. Sei indebitato, io ti esproprio della tua terra, te ne privo perché ci voglio fare altre cose che mi danno profitto, di te non me ne frega niente, tu sei una variabile, tu sei un costo, sei un peso, quindi tu ti arrangi. E quindi gli Okies emigravano, partivano con questi autocarri, con questi furgoni, con questi pick up pieni di roba, piena di tutta la loro roba, cioè dovevano impacchettare tutte le loro case, e partivano sapendo, cioè sperando di trovare lavoro in California come raccoglitori di frutta, e trovando delle condizioni umane e di lavoro ambientali proprio degradanti. Furore è questa, la storia di questa famiglia dei Jod, tre generazioni, nonni, genitori e figli, qualcuno di loro con consorte. Allora, il libro è considerato un capolavoro della letteratura americana, e lo è. Ci sono delle immagini potentissime, diciamo che è una storia di denuncia sociale, quindi è piena di momenti particolarmente crudi, intensi, e diciamo che Steinbeck non ha paura di usare un po' il pietismo. I personaggi, ognuno ha la sua personalità sicuramente, però sono comunque più veicolo di messaggi che personaggi in sé per sé, cioè chiaramente questo libro ha un messaggio di fondo che deve essere, cioè che è il messaggio dell'autore, che è un messaggio di denuncia e di critica, una forte critica sociale. È un romanzo sulla crisi, la crisi che ha spaccato gli Stati Uniti negli anni 30, è un romanzo di denuncia contro il capitalismo, contro il consumismo, contro le banche, contro il profitto come valore, il tutto però in una cornice di lirismo e di poesia incredibile, perché John Steinbeck scrive in maniera incredibile. Lui è un autore californiano, quindi anche come descrive la California, i colori della California, gli odori della California, è veramente un atto d'amore, una canzone d'amore verso gli Stati Uniti, verso certi paesaggi degli Stati Uniti. Personalmente non è
il mio genere preferito, cioè nel senso che nonostante lo reputi un capolavoro, però non è, cioè a volte ho visto troppo la mano dell'autore in quello che dicevano i personaggi, nei monologhi. È molto bello, c'è da dire anche che io purtroppo ho letto, e infatti lo rileggerò, un'edizione monca, perché ho letto un'edizione con una traduzione molto molto vecchia, adesso invece ce n'è una nuova, integrale, con una bellissima traduzione che ho già avuto modo di sfogliare, però appunto questa edizione che ho letto io era un po' vittima delle censure fasciste, insomma anche un po' dei passaggi importanti che in realtà alcuni li ho recuperati grazie al meraviglioso mondo del web, però sicuramente un'altra traduzione avrebbe aiutato. Nonostante tutto mi è piaciuto molto e vi consiglio anche un video che c'è su YouTube di Alessandro Baricco che racconta Furore, vi cita interi brani, vi racconta un po' tutta la storia della famiglia, molto molto bello. Il prossimo invece, come vi dicevo, appunto un altro classico della letteratura americana, è Amatissima di Toni Morrison, edito nel 1987, negli anni 80 più o meno. Toni Morrison ha anche vinto il premio Nobel per la letteratura. Racconta di un vero episodio di cronaca, ai tempi della schiavitù, appena prima della guerra civile degli Stati Uniti, un ex schiava in fuga che all'interno del libro viene chiamata Sete, non so se si pronuncia effettivamente così, decide una volta che viene raggiunta dal suo padrone, lei appunto stava scappando, viene ritrovata dal padrone e prima di essere riacciuffata dal padrone prende una drammatica decisione, cioè quella di uccidere la propria figlia, perché non vuole che la figlia, una bambina di appena 2 anni, cada anche lei vittima del padrone, quindi della schiavitù. Ora, la Morrison immagina che questa bambina, che viene chiamata Beloved, quindi amatissima letteralmente, torni sotto forma di fantasma, sotto forma di spirito, e perseguiti la casa dove appunto è stata uccisa, dove la famiglia vive ancora, perché lei non era l'unica figlia di questa donna. Allora, il libro è di una potenza che veramente pochi libri hanno, esattamente come Furore nelle immagini, proprio le immagini che crea sono veramente forti, ti provoca in tanti momenti proprio disgusto, e non soltanto per la schiavitù in sé, ma proprio nelle cose che racconta, cioè è proprio un coltello che ti squarcia la pancia. È costruito in maniera magistrale, perché cosa fa la Morrison? La Morrison crea un tempo unico, un tempo nel senso proprio di dimensione temporale, perché la dimensione temporale di questo libro è un continuum tra passato e presente, cioè non c'è una netta distinzione, è un continuo accavallarsi, non è una narrazione per niente lineare. Questo perché non è soltanto una cosa formale, cioè proprio che andiamo di prolessi, analessi, flashback, flash forward, eccetera, eccetera, ma anche perché i personaggi non possono sfuggire al loro passato, cioè il punto è che gli schiavi, perché poi alla fine questo fantasma è un fantasma di una bambina, ma rappresenta il fantasma della schiavitù che ci portiamo dietro e che rimane una ferita aperta. Il passato è forte, è rimane ed è impossibile da lasciare andare. Spesso sono, cioè, la madre che è perseguitata dal fantasma della figlia non vuole lasciare andare il fantasma della figlia. E ne diventa quasi dipendente, come se noi diventassi, cioè quando subisci certi traumi diventi dipendente, cioè quel passato diventa incancellabile. Tutte le persone che hanno subito degli abusi, dei traumi, si sentono perseguitati, si sentiranno forse per sempre perseguitati da quello che hanno vissuto, sono dei sopravvissuti. È un romanzo magnifico, cioè io ve lo consiglio se non avete mai letto nulla di Toni Morrison. Io non avevo letto la fiction, ho letto un libro di non fiction, un saggio proprio sul razzismo, sul colorism e altre questioni appunto aperte all'interno della comunità afroamericana, che si chiama Le origini degli altri, anche quello è molto utile. Poi passiamo a un mattone russo, il mattone russo del mese di agosto, come sapete, ogni volta vi ripeto questa sviolinata che abbiamo, questo gruppo di lettura, i Cavalieri della Zodiaco. Nel 2020 abbiamo deciso di buttarci dal ponte di una nave con sotto gli squali e quindi di leggere ogni mese un mattone russo. Agosto è andata benissimo perché inconsapevole ho scelto un libro che non vorrei dire leggero, perché comunque stiamo parlando sempre di letteratura russa. E stiamo parlando sempre di famiglie decadute, tant'è vero che si chiama letteralmente una famiglia decaduta, pubblicato nel 1875,
eppure forse il più divertente insieme a un eroe del nostro tempo di Lermontov. Anche lì si parla di suicidi, duelli, eccetera, però tutto molto divertente. Allora, innanzitutto la prima cosa che voglio dirvi di questo libro, no, prima vi dico la trama, in sostanza il racconto di una famiglia, famiglia il cui perno è la principessa Barbara, anzi Barbara, una donna dalle umili origini che grazie a un matrimonio fortunato e grazie ai giusti investimenti diventa molto facoltosa e riesce a costruire una stirpe praticamente. Passa dalle campagne tanto amate da lei fino ad arrivare a San Pietroburgo, una città corrotta, quindi praticamente dalle stelle alle stalle, tant'è vero che poi, insomma, potete immaginare anche dal titolo, insomma, la famiglia non è che finisce proprio benissimo, perché poi sperpereranno il patrimonio della principessa. E questo è il racconto fatto dalla nipote, che ripercorre, insomma, fino al 1825, la rivolta dei decabristi, dal 1812, che se avete letto Guerra e Pace, avete visto la recensione, sapete che anno è il 1812, l'anno delle battaglie contro Napoleone, in cui tra l'altro muore il marito di Barbara, della principessa Barbara, e da lì inizia il libro, quindi dal 1812 al 1825. Il libro è definito una sorta di realismo comico, questo perché gli alti e i bassi della famiglia non è che vengono resi con tono tragico, nonostante siano i rovesci della fortuna molto autentici, cioè non è che stiamo parlando di caricature, questo non è un libro di Gogol in cui le persone sono ampiamente satirizzate, no, i personaggi sono estremamente realistici. Tant'è vero che uno dei motivi per cui mi è piaciuto moltissimo questo libro è che per una volta i personaggi femminili spaccano, e dico per una volta perché nella letteratura russa, che io adoro, però purtroppo i personaggi femminili sono un po', cioè oscillano un po' fra le sante e le donne perdute, no? Gli angeli del focolare e le dannate, ecco, dopo un po' ti viene un po' a noia. Invece in questo libro grande exploit, perché la principessa Barbara è una che non te le manda a dire, di una brutalità lucidante, cioè una che ti dice le cose, se sei vestito di merda te lo dice, insomma, non ti preoccupare. Ma anche le altre, anche le sue amiche, la domestica, cioè devo dire che sono super soddisfatta di questo libro, mi è piaciuto stilisticamente, piacevolissimo, proprio classico da caminetto, anche se l'ho letto ad agosto, umorismo al punto giusto, praticamente perfetto. E voglio leggervi anche una citazione che secondo me riassume molto bene. Allora chiese che fosse consegnato un importante quesito che aveva scritto affinché lui le rispondesse, sempre per lettera, promettendo in cambio 100 monete d'oro per ciascuna parola. I fraticelli gli consegnarono il messaggio ed egli, che non aveva più scritto una riga dal giorno del suo esilio, prese una matita e senza leggere la domanda vergò la risposta: agisci come credi, te ne pentirai comunque. Direi che è perfetto, cioè che riassume perfettamente questo libro, che veramente, ve lo giuro, ve lo consiglio tantissimo, anche come primo mattone russo della vostra vita, se volete iniziare da qualcosa di un po' più allegro del solito. Un po' più allegro del solito, fai quello che te pare, tanto poi finisci male. Infine parliamo del Mare senza selle di Erin Morgenstern, un fantasy. Chiudiamo con un libro che invece ho letto prima della discesa, della grande discesa in Sicilia, quindi prima delle mie vacanze. Un librone di 500 pagine, tra l'altro è qui, è uno dei pochi che ho qui a Milano, perché appunto l'ho letto prima di tornare in Sicilia, però mi secco a prenderlo perché in alto vi metto però qui la copertina, che è molto valida, è un'edizione molto molto ben fatta. Un po' mi dispiace che non ho qui il libro tra le mani, perché io non mi ricordo manco come si chiamano i personaggi, quindi per farvi capire l'impatto che questo libro ha avuto su di me. No, per me no. Allora, io di Erin Morgenstern avevo già letto Il Circo della Notte e già lì avevo avuto dei problemi, perché Il Circo della Notte è un libro con un'idea molto intelligente, con delle atmosfere molto belle, parla di questo circo che apre soltanto in determinati momenti, un circo itinerante, magico, dove c'è appunto la vera magia, non dei trucchi da quattro soldi, e parla dei personaggi che appunto hanno ideato e che portano avanti questo circo, quindi personaggi con dei talenti straordinari. Il libro è molto bellino, però purtroppo non c'è mai un dunque, cioè nel senso che non ha la trama quel libro lì. Si promette un grande duello, una grande sfida
fra due personaggi che sono poi i protagonisti, e sto duello, sta grande sfida non arriva mai. E quindi è un libro molto lento, che sta molto dietro le descrizioni, però poi poca sostanza, diciamo. E questo, Il mare senza stelle, è identico, c'è lo stesso problema identico, cioè mille, tutto fumo, niente arrosto. Cioè, ma che cosa vuole dire Erin Morgenstern con Il circo della notte, col mare senza stelle? Qual è la filosofia di questa autrice? Mi vengono in mente solo delle banalità, perché Il mare senza stelle è, avete presente Page Master? È un po' quello il senso, perché insomma ti racconta un po' il cimitero dei libri perduti là, di Zafon. Praticamente c'è questo mondo che non è altro che il mondo delle storie, è un po' il sottosopra di Alice, ne abbiamo già lette di storie così, un'infinità, non ultimo l'attraversa specchi, no? Questo mondo nascosto, cioè praticamente questo è l'archetipo del mondo nascosto. Quanti fantasy ci sono così? Boh, miliardo, è questo, cioè il mondo nascosto, che non è altro che una specie di immensa biblioteca dove ci sono le storie. Quindi è tutta una metafora sul mondo della scrittura, della creazione delle storie, di come le storie facciano parte del nostro DNA, siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, cioè quella roba lì. Cioè, vorrei essere più poetica, perché la Morgenstern è molto poetica nelle sue descrizioni di questo libro, anche scritto bene, non è che posso dire che è scritto male, peccato che non me ne frega niente, cioè sono 600 pagine, non c'è la storia. Ho letto questa cosa, in questo contesto, questa cornice, perché poi è una cornice, non è una storia questa, è una cornice, altri miliardi di volte, quindi non è che mi stai proponendo il grande... la grande rivoluzione, cioè è troppo già visto e rivisto per stupirmi, cioè dovevi trovare qualcos'altro. Poi non metto in dubbio che sia anche piacevole, perché questo è un libro molto compiacente, secondo me, nel senso che se te lo leggi a dicembre ti fa piacere leggere di queste biblioteche, di questi lettori, perché ci sono citazioni colte ai classici, quell'altro, sì, vabbè, cioè ok, però è una leccata di culo, cioè più che reale portata narrativa, più che reale valore narrativo, è una specie di dichiarazione d'amore nei confronti dei lettori, delle storie, tutto un gioco di scatole cinesi. Praticamente c'è la trama principale, non voglio spoilerarvi troppo per cui sarò vaga, comunque c'è la trama principale, che è la storia di questo ragazzo che scopre appunto questo mondo nascosto, di storie, di libri, tutte intrecciate fra di loro, e poi ci sono questi intermezzi, quindi fra un capitolo e l'altro, in cui appunto c'è il protagonista, che manco mi ricordo come si chiama, dove vengono riportate le storie che poi questo ragazzo, ma neanche questo ragazzo, che i vari personaggi e in generale le varie storie che popolano questo mondo nascosto. Quindi è doppiamente una rottura di cazzo. La prima, perché questi intermezzi di queste storie, di questi capitoli, sono un'infinità e sono una uguale all'altra, cioè dopo che hai letto il 20esimo puoi risparmiarti gli altri 40, perché più o meno si ripetono sempre le stesse cazzatone. E la seconda è che la trama principale di questo tizio, di questo ragazzo, fa acqua da tutte le parti, cioè, ma invece di descrivermi per la centesima volta l'ennesima stanza con i libri galleggianti, i libri sulle nuvolette, i libri su il montavivande, perché ci sono capitoli e capitoli su questo qui che è tipo Hogwarts, che praticamente tutto quello che desideri ti arriva, il cibo, il mondo dei sogni, no? Ma tra l'altro sono l'unica che non è per niente meravigliata, cioè si chiama servizio in camera, ti ordini le cose, ti arriva quello che vuoi, non è che serve un fantasy. Ok, invece di scrivermi queste cose, perché non dettagli di più la trama? Vi dico soltanto che a un certo punto c'è una scena in cui loro vengono rapiti, i due tizi, la ragazza e il ragazzo. Io me li ricordo così, scusate, forse devo rileggerlo 6 volte per ricordarmi questi i nomi dei personaggi. Comunque, vengono rapiti, lui viene portato in una stanza e noi seguiamo lui che si sveglia, legato alla sedia, arriva la cattivona che chiaramente... fa ridere i polli, questa antagonista. Vabbè, l'antagonista gli fa il classico discorso della cattiva, perché sapete, no, quando rapisci uno poi lo devi legare alla sedia e gli devi fare il monologo, perché altrimenti
non va bene, non funziona la storia del rapimento se non c'è questa scena vista e rivista e rivista in cui l'antagonista fa lo spiegone sul suo piano malvagio. Beh, a un certo punto nella stanza viene a salvarlo la tipa con cui lui è stato rapito, quindi la ragazza. Ok, come ha fatto questa tipa a liberarsi? Non si sa. Ma io capisco che è un dettaglio, però è libro tutto così. Cioè, anziché raccontarmi come funziona la storia, come va avanti la storia, ci sono solo descrizioni che, se vi piacciono i libri d'atmosfera, vanno benissimo. A me, dopo un po' che leggo la stessa cosa in 100 salse diverse, mi hai stancato. Cioè, sono 600 pagine, è un libro ok, non è brutto, ma è noiosissimo. Soprattutto mi vuoi fare una cosa super complicata, perché questo libro non è complesso, è complicato, per un messaggio che alla fine non è manco originale. Perché il messaggio qual è? Le storie, il mondo delle storie, tutte intrecciate fra di... Ma chi se ne fotte? Cioè, è una cosa proprio vista e rivista e rivista e rivista, ma almeno mettimici qualcosa di interessante. Invece c'è un instant love, pff, me può fregare di meno. I personaggi, gli altri, sono tutti delle figurine, dei simboli, non sono minimamente reali, perché anche loro fanno parte del mondo delle storie, quindi anche loro sono tipo personaggi delle fiabe, per cui non è che hanno tutta questa profondità. Cioè, non c'è niente. I personaggi, forse solo il protagonista è carino, però anche lì in balia degli eventi, non prende mai una decisione se non alla fine. È proprio la classica storia pallosa, secondo me, dove succedono tantissime cose, ma alla fine non succede niente. Quindi mi sento manipolata, francamente, perché hai fatto finta che sia un libro ricchissimo di significati, ma quando mai? Cioè, tutta forma e zero sostanza, a mio parere. Poi chiaramente ognuno. Cioè, magari te lo leggi 3 volte, ci vedi anche del simbolismo, delle... Sì, però non mi inter... cioè, il punto è che non mi interessa, ma poi ci sono un sacco di dialoghi super cazzo, molto molto irritanti. Quindi è un po' il wannabe questo libro, cioè io lo definirei così. Il problema è che vuoi fare è pretenzioso, capito? Perché è complicato e finto complesso. No? Per cui ci sono tutti questi capitoli con 100 personaggi, 100 storie, ma poi alla fine è una cosa semplicissima e banalissima che avevamo capito dalla pagina 1. Quindi c'è un po' la sensazione, e quindi Dulcis in fundo, sto rileggendo, ma ve ne parlerò quando l'avrò finita, la saga di Raven's Cycle di Maggie Stiefvater, un altro fantasy, questo qua molto semplice. Fortunatamente, minchia, dopo il mare senza stelle, forse sono andata sul semplice, e infatti sono super soddisfatta. Uno young adult normale, ok, con dei protagonisti normali, e perché mi è venuto lo sghirimizzo? Ma in realtà non c'è un motivo, nel senso che sto preparando un video sulla Dark Academia e quindi stavo un po' ripassando in un certo senso alcuni libri del genere che io ho amato. E Raven's Cycle in parte, ma proprio in parte, in maniera anche vaga, fa parte del genere, ripeto, in parte e in maniera vaga. Quindi non prendete Raven's Cycle come un libro di Dark Academia, perché non è proprio così. Però ci sono dei ragazzi privilegiati che vanno in questo collegio e che amano la storia e i re scozzesi, e vanno alla ricerca di avventure mistiche. Formano un gruppo. Sicuramente il pregio di Raven's Cycle sono i personaggi. Alla Stiefvater perdono tantissime ingenuità narrative e soprattutto una storia che a partire dal terzo in poi fa acqua da tutte le parti. Tra parentesi, io non ho mai completato The Raven's Cycle, nel senso che il terzo mi è piaciuto talmente poco, tra parentesi lo sto leggendo adesso, che ho abbandonato del tutto la lettura del quarto e ho letto direttamente il riassunto, quindi quando uscì tempo fa. Quindi in sostanza io la sto rileggendo questa quadrilogia anche per concluderla, e per vedere se ha dato una degna conclusione oppure se siamo rimasti ai livelli di bruttezza del terzo. Ecco, il punto qual è? Che alla fine, anche un po' l'effetto nostalgia, è un po' passato il tempo dell'indignazione. Il punto è che mi piacciono ancora i personaggi, cioè anche se sono passati tantissimi anni, perché io questo libro l'ho letto nel 2013, io mi ricordo perfettamente il carattere dei protagonisti e li amo, cioè mi piacciono tantissimo. Quindi la differenza qual è? Che Erin Morgenstern l'ho letto un mese fa, non mi ricordo manco il nome di questo.
di questi protagonisti, zero, non mi ricordo niente, proprio via come acqua fresca. Raven Cycle mi ricordo tutto, anche se sono passati 7 anni. Questo perché quando scrivi bene dei personaggi fai sì che l'introspezione dei personaggi diventi un driver, il driver principale della storia, è questo quello che ti resta, cioè ti resta qualcosa della storia. Invece il mare senza sera non è rimasto nulla. Diciamo che la stivata è un po' più di concretezza sui personaggi. Per quanto riguarda la costruzione dell'intreccio, invece, diciamo che abbiamo un po' gli stessi problemi della Morgenstern, cioè secondo me si perde tantissimo. La cosa però a favore della stivater è che la stivater racconta tanto, cioè non è come la Morgenstern che preferisce che non succeda niente all'interno dei suoi libri. No, la Stivater succedono veramente tante cose, alcune molto un po' trash, diciamo così. Però preferisco il troppo col trash, col rischio del trash, piuttosto che il nulla, sinceramente, perché almeno è divertente. Cioè, a volte è divertente la Stivater, altre volte è ridicola. Tipo il terzo libro per me è una serie di cose ridicole. Per quanto riguarda la storia, l'intreccio proprio, tipo gli antagonisti sono sbagliatissimi. Adesso infatti lo stavo rileggendo e per cui mi viene proprio il nervoso, perché è un libro che ha anche tante potenzialità blu, Lily Blue. Però Blue Lily Blue, che anche il titolo fa cagare. Comunque ha tante potenzialità, però la storia non regge. È un po' un problema se fai le trame soprannaturali, perché a un certo punto le cose devono, cioè devono collimare con un senso. Vabbè, comunque, pazienza. Raven Cycle comunque ve lo consiglio molto e vi aggiornerò quando terminerò la lettura del terzo e soprattutto del quarto per una mia reaction. Forse faccio proprio un video dedicato. Bene ragazzi, vi ho ammorbato anche abbastanza, la luce è andata via. Come al solito trovate qui sotto i link di affiliazione e i miei social, oltre che la pagina Ko-fi se volete sostenermi con un simbolico caffè tramite PayPal. Per oggi è davvero tutto, un bacione alla vostra mamma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!